Benvenuti in Ottica Mancini, io sono Pietro e volevo parlarvi di microscopi. I microscopi sono degli strumenti ottici che fondamentalmente si dividono in due categorie. I microscopi ottici sono quegli strumenti che usano la radiazione luminosa per evidenziare e visualizzare i dettagli del campione che stiamo osservando. I microscopi ottici li suddividiamo in microscopi diritti, come quello che ho qui davanti a me, che è uno strumento dove il revolver, che è quel dispositivo sul quale sono montati gli obiettivi, è posizionato al di sopra del vetrino e del tavolo traslatore sul quale il vetrino è posto, con i campioni da visualizzare. I microscopi invertiti, invece, sono caratterizzati dal fatto che il revolver è posizionato al di sotto del tavolo traslatore, quindi con le ottiche rivolte verso l'altro. Poi ci sono i microscopi forensi o comparatori, che sono fondamentalmente due microscopi accoppiati da un dispositivo ottico che consente a colui che effettua la prova di visualizzare due campioni distinti e separati per effettuare proprio un confronto e quindi eventualmente anche sovrapporre. I microscopi elettronici poi sono quelli più complessi, che arrivano a ingrandimenti di qualche milione di volte e per esami specializzati e sono molto costosi. Le parti che costituiscono il microscopio sono il frame o corpo, che è questa parte qua sulla quale poi vengono inseriti tutti i dispositivi. A partire dal basso abbiamo l'illuminatore, che è la sorgente di luce nel microscopio ottico, che produce la luce che viene poi focalizzata e inviata sul campione da osservare. Il tavolo traslatore, che è questo dispositivo che può essere mosso per spostare il vetrino col campione. Il revolver, del quale abbiamo già parlato, questo, sul quale insistono gli obiettivi che possono essere ruotati in modo da ottenere una visione più o meno ingrandita in funzione del test e dell'esame che dobbiamo fare. Il tubo ottico, che è questa parte finale dove sono posizionati l'oculare o gli oculari e l'eventuale uscita fotografica per effettuare riprese o fotografie del campione osservato. I requisiti per fare un buon acquisto, secondo me, sono sicuramente la qualità, che è fondamentale per poter effettuare un'osservazione corretta del campione. La configurabilità, cioè la possibilità di dotare il nostro microscopio di una serie di accessori, e l'espandibilità, cioè la quantità, il numero di accessori che noi possiamo inserire nel nostro sistema microscopico, e poi il prezzo, che ovviamente sarà commisurato al livello qualitativo e all'espandibilità del nostro sistema. I microscopi educational, dei quali questo è un esempio, sono microscopi che si rivolgono agli studenti, quindi dai bambini delle elementari fino agli studenti universitari. Hanno un livello di qualità che può essere variabile, da quelli più elementari di plastica fino a quelli quasi a livello professionale. Non hanno una grande configurabilità e presentano uno scarso numero di accessori, però sono relativamente economici, partendo dai 70 euro fino a un migliaio di euro. I microscopi professionali sono quella fascia di strumenti che si rivolge a persone che utilizzano il microscopio per la loro attività, sia di ricerca che di laboratorio. Sono quindi caratterizzati da un livello qualitativo molto elevato, da una grande affidabilità, da elevata configurabilità e ampia scelta di accessori. Ovviamente i costi sono superiori e proporzionati anche in questo caso alle prestazioni del sistema. Un'altra caratteristica fondamentale dei microscopi è, diciamo, la distanza di messa a fuoco. Infatti si sente parlare di ottiche finite e ottiche a correzione infinita. Le ottiche finite, come questo qui,
hanno le ottiche caratterizzate da una coppia di numeri, il primo dei quali caratterizza la lunghezza del tubo ottico. La lunghezza del tubo ottico rappresenta la distanza tra la fine dell'obiettivo e il piano di messa a fuoco, praticamente l'oculare. Ovviamente questi sistemi sono bloccati, nel senso che gli accessori che andremo a inserire tra l'obiettivo e l'oculare varieranno questa distanza di messa a fuoco. Le ottiche all'infinito, riservata questa categoria alle ottiche professionali, invece è caratterizzata dal fatto che qualunque sia l'accessorio che inseriamo tra obiettivo e oculare, sia esso filtro o dispositivo di illuminazione, eccetera, non varierà la distanza di messa a fuoco. Vi ringrazio per averci seguito. Se volete, mettete un like sul nostro sito e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie dell'ascolto, arrivederci.